Il gastronazionalismo è una forma subdola e socialmente accettata di nazionalismo, mentre quest'ultimo viene respinto come atteggiamento da un buon numero di cittadini che rispondono con fastidio a retoriche apertamente sciovinististe, sprezzanti nei confronti delle culture e dei paesi diversi, spesso le stesse persone sono molto indulgenti verso il nazionalismo che assume la forza e la forma della sottovalutazione o del disprezzo delle tradizioni gastronomiche di altri gruppi, culture o paesi. Questo rappresenta un duplice problema. Da un lato, infatti, il nazionalismo gastronomico, in quanto forma di nazionalismo banale, si insinua nella mente delle persone e tende a colonizzare altri ambiti, al di fuori della cucina e del cibo. Dall'altro, questo atteggiamento poggia sulla individuazione e contrapposizione agli altri di una propria tradizione, considerata autentica, immutabile, esclusiva, in pericolo per il rischio di contaminazioni, attacchi o invasioni. In realtà la tradizione è eredità del passato, intoccabile, pura, vera, è una finzione, potente quanto un crudele idolo pagano, perché spinge le persone a compiere gli atti più efferati in suo nome, senza rendersi conto della vacuità di ciò che sta dietro ad essa. La tradizione culinaria e alimentare in generale è semplicemente ciò che si tramanda attraverso costanti trasformazioni, abbandoni e nuove inclusioni che derivano inevitabilmente dalle vicende storiche e sociali dei paesi, ma prima di tutto delle persone. La tradizione è semplicemente la sedimentazione delle relazioni che hanno dato vita a un nuovo modo di consumare, a una nuova ricetta, alla sostituzione di un ingrediente con un altro. Fa parte di una retorica particolarmente perniciosa per un edificio fragile come l'Unione Europea sostenere che esista un nucleo puro e indiscutibile di autenticità che costituisca la base dell'identità individuale nel contesto della società di un paese. Non è così, perché basta esaminare le ricette che oggi definiamo tradizionali per scorgerne la recentissima origine o per accorgersi che qualcosa si è sempre fatto così, ma non è vero che si è sempre fatto così. Occorre quindi riscoprire la differenza fra identità e nazione. La prima è l'essenziale del nostro essere soggetti in una società, perché se non sappiamo chi siamo, non riusciamo a relazionarci in modo fruttuoso, oltre che appropriato. La seconda è un feticcio politico dal fiato corto e mefitico, che si nutre della paura insita nel cambiamento, nel tempo che passa, nella fragilità di ciascuno, in un mondo che sembra sempre meno ricco di opportunità e sempre più popolato di insidie. La verità da abbracciare è che non esiste identità al di fuori delle relazioni vive in cui siamo protagonisti, e se in queste portiamo l'eredità delle relazioni passate, non dobbiamo dimenticare che la vita di ogni nuovo incontro supera di gran lunga i vantaggi della conservazione museale di ciò che siamo stati o che pensiamo di essere stati. Tutto questo cosa ha a che fare con il diritto degli alimenti? Ebbene, in Europa da 30 anni abbiamo un sistema di protezione del legame tra origine e cibo che è basato su due categorie che tutti hanno sentito e però non tutti conoscono ugualmente bene. Si tratta di DOP e IGP. Questi strumenti sono stati creati con delle finalità economiche e istituzionali ben precise, poste a fondamento della loro enucleazione. Dare informazioni affidabili ai consumatori, che se comprano qualcosa perché viene da un determinato territorio hanno diritto a sapere che è così, permettere ai produttori di ambiti delimitati, che non possono approfittare delle migliori condizioni di mercato, di recuperare i costi maggiori sofferti, evitare che i singoli Paesi membri della allora Comunità Europea procedessero a dotarsi di tanti strumenti nazionali di tutela, non comunicanti fra di loro, di difficile interpretazione da parte di chi si fosse trovato a leggere le etichette. Insomma, il legislatore europeo, con regolamento 2081 del 92, aveva ben chiaro il potere disgregante che le regole nazionali sulle specialità alimentari potevano esercitare e voleva porvi rimedio, adottando schemi europei uguali per tutti. Pensava ingenuamente che schemi europei omogenei avrebbero creato l'orgoglio per una produzione alimentare legata all'origine a livello europeo. Confidava che si sarebbe creato negli italiani un orgoglio per un formaggio polacco o nei francesi l'abitudine a considerare come propria, in quanto europea, anche la tradizione di un prosciutto spagnolo. In realtà la mancata costruzione di un'identità culturale europea, derivante anche dalla difficoltà di fare a meno di un paradigma essenzialista, derivato dal passato tout court, basato su semplificazioni come lingua, fede, tradizioni o eroi, parallelamente alla creazione di uno spazio economico e progressivamente politico nel vecchio continente, ha fatto sì che la novità normativa abbia detonato, fornendo nuova giustificazione a nuovi potentissimi strumenti agli orgogli nazionali, alimentando un processo disgregativo, particolarmente nutriente per le retoriche anti-europeiste.
Oggi siamo alle prese con i profondi danni causati dal fraintendimento che spinge le persone a non ritenere mai che un prodotto dopo IGP sia europeo, ma sempre che sia italiano o francese o spagnolo, anzi piemontese o borgognone o gallego, anzi di quella specifica valle soltanto in Piemonte, Borgogna o Galizia. Una progressione disgregatrice che non è alimentata dalle norme giuridiche continentali, ma dalla loro interpretazione, alla luce di un sistema valoriale assente o profondamente equivocato.